Ciao a tutti, benvenuti in questo video dove vi mostrerò come configurare al meglio la mia applicazione Remote Control appena pubblicata sul Play Store. Per prima cosa vi consiglio di leggere bene la descrizione, sia che siete da cellulare o dal cellulare o dal computer, vi consiglio di leggerla bene attentamente, che vi fornirà un sacco di informazioni su come configurarlo. Comunque tramite questo video dovreste riuscire a configurarlo al meglio senza sprecare troppo tempo. Nella descrizione è presente un link che riporta a un mio articolo sul mio blog, dove si potrà scaricare tramite link diretto da Google Drive il server che andremo a configurare su un computer che voi potreste farlo anche su più computer che voi vorreste controllare. Io l'ho già scaricato, comunque cliccandoci vi riporto al sito di Google Drive dove ci sono due file, un doc e l'altro file jar che io ho già scaricato e già estratto in questa cartella. Ecco qua. Nel file doc, come dicevo prima, c'è una breve documentazione che può essere sostituita con questo video e viceversa. Prima cosa andiamo a cliccare ad eseguire il file jar. Esso crea due cartelle, le prime due, file ricevuti e recorded audio, sono dedicate ai file che voi invierete, la prima per i file ricevuti generici e la seconda per i file registrati. E invece screen e temp sono tutte e due cartelle temporanee. Dopo circa 20 secondi vi aprirà questo box dove voi dovrete inserire un numero che sarà la porta dove per connettersi al server. Vi ricordo che i numeri bassi sono sconsigliati perché se i numeri inferiori a, non mi ricordo, a 1000 ma anche di più sono utilizzati da altri servizi su Windows, Linux e Mac. Io ho scelto la porta 65.000, quindi andrò a cliccare ok. Ora, se tutto sarà configurato correttamente, vi aprirà a destra nella barra di Windows questa iconcina che voi tramite tasto destro potreste vi comparirà, al clic vi comparirà un menu dove ci sono varie opzioni, tra cui Show IP e Port Server, che è quella che serve a noi adesso per configurare l'applicazione. Ecco qua, una volta ottenuti i dati tramite questa funzione, ve li copierete come ho fatto io, se volete ovviamente, su un blocco note per poi riutilizzarli nel momento della configurazione dell'applicazione su il vostro dispositivo Android. Io l'ho già segnati, quindi non ho bisogno di riscriverli. Invece vi faccio vedere ora come configurare l'applicazione su Android. Allora, al primo avvio vi si presenterà un menu così, un layout così, senza ovviamente le scritte 192.168, ma per l'IP ci andrà il vostro indirizzo che vi siete salvati, per la porta il vostro numero che vi siete salvati, e poi il nome del PC, il nome della connessione, il PC come volete chiamarlo, lo inserirete voi. Allora andiamo avanti. Qua vi fa la revisione dei vari dati, volendo potreste tornare indietro e modificarli, ma io ho configurato correttamente, quindi continuo. Ora, se il server è attivo, voi avete configurato bene, facendo connetti, si connetterà e vi si presenterà un messaggio come questo, che dopo circa un secondo scomparirà, che vi dirà che un client si è connesso correttamente al server. E questa qua è la versione Pro, quindi ci sono le varie funzioni che sono ben descritte nella scheda del store, tra cui il movimento del mouse. Faccio vedere un esempio. Il movimento del mouse, come se voi ce l'aveste sotto mano, oppure il live screen del computer in tempo reale, tipo se io muovo questo, dopo circa meno di un secondo verrà apparirà, oppure semplicemente uno screenshot al
il desktop, se no anche un task manager che mostra i vari processi attivi sul computer che si aggiornano automaticamente. E poi vabbè, le altre funzioni che sono descritte, la stampa di un file, le notifiche di WhatsApp sul PC che vi ho fatto vedere negli altri video, nei video precedenti, oppure un Remote File Explorer dove potreste esplorare le varie cartelle e inviarvi i vari file del computer. Va bene, ora possiamo disconnetterci. Aprire anche la notifica qua. Un'altra cosa interessante che è presente è l'impostazione rapide, che vi mostreranno dove potreste inserire nuovi computer da controllare tramite clic. Potremo selezionarli, io ho già selezionato questo quindi non mi interessa, però se ne avessi inserito altri avrei selezionato un altro indirizzo e avrebbe selezionato il nuovo indirizzo che ho cliccato. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Se avete delle domande potete scrivervi via mail o tramite i vari social network. Qua potrete trovare il mio indirizzo email utilizzato su Play Store, un link dove ci sono tutte le mie app. Invece i due link, il primo è su Facebook dove c'è la mia pagina dove mostro tutti i miei aggiornamenti, e il secondo è la community che ho fondata su Google Plus. Vi faccio vedere meglio, questa qua è la mia pagina su Facebook, questo è il mio blog dove posterò anche qua i miei aggiornamenti e poi la mia community che ora non vado neanche a cercare, quindi se avete qualche domanda potreste chiedermi tramite questi mezzi. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato chiaro. Se avete qualche dubbio, ve lo ripeto, potreste chiedermelo prima di lasciare una recensione negativa, contattatemi pure perché sono a vostra disposizione per correggere i vari errori. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'applicazione, sono aperto a tutti i rimproveri, consigli, dubbi, eccetera, eccetera. Grazie ancora, buona giornata.